Per sviluppare con efficacia la fase di costruzione e gioco è possibile lavorare per schemi o per regole. Fino adesso, quindi nei video corsi precedenti, abbiamo visto la costruzione di azione per regole. Le regole non sono altro che segnali o situazioni di gioco che si verificano e in base a questi i giocatori si muovono di conseguenza. Abbiamo detto che l'obiettivo principale di una squadra in possesso palla è quello di riuscire ad avvicinarsi alla porta avversaria nel minor tempo possibile per fare gol. Una delle regole principali nella costruzione di un'azione di gioco è quella che il possessore di palla deve sempre avere più possibilità di giocata e quindi deve avere la possibilità di fare più tipi di passaggi. Andiamo a vedere quali tipi di passaggi può effettuare il portatore di palla. Può effettuare un passaggio in diagonale in avanti, può effettuare un passaggio di scarico all'indietro, può effettuare un passaggio lungo, oppure può effettuare un passaggio in verticale. Quindi ci sono quattro tipi di passaggi. Tutti sappiamo le funzionalità del passaggio diagonale in avanti, e cioè è quel tipo di passaggio che ci permette di costruire l'azione tramite la circolazione della palla da destra a sinistra, facendoci guadagnare lentamente campo in avanti in ampiezza e ci fa salire in maniera compatti. Il passaggio di scarico invece di solito viene effettuato quando il possessore di palla non ha la possibilità di giocare palla in avanti o in verticale o in diagonale o con un lancio lungo. Il passaggio in verticale ci permette invece di avanzare verso la porta avversaria più velocemente ma per gradi, mentre il passaggio lungo viene effettuato per raggiungere immediatamente gli attaccanti saltando il centrocampo avversario. Utilizzando il modulo 4-3-3, supponiamo di dividere, come possiamo vedere a video, il campo in 6 zone. Abbiamo la zona A, la zona B, la zona C, la zona D, la zona E e la zona F. Immaginiamo di dislocare i nostri giocatori con il modulo 4-3-3, ma ciò non toglie che le regole di solito sono uguali per qualsiasi tipo di modulo un allenatore propone. Quindi già sappiamo che la costruzione di un'azione può essere realizzata con tre differenti modalità. Non solo la scelta è determinata dalla filosofia dell'allenatore, dalle caratteristiche tecnico-tattico dei giocatori, ma anche dalla zona e dalla modalità di riconquista della palla. Se ti ricordi, ci sono tre tipologie di costruzione di un'azione nel momento in cui noi conquistiamo la palla agli avversari. Possiamo impostare un'azione veloce, possiamo impostare un'azione manovrata, possiamo impostare un'azione con un misto delle due. In base a questo tipo di scelta si decide quale tipo di passaggio conviene di più realizzare dai tuoi giocatori durante la fase di costruzione. Una delle regole universali, e dico universali, dice che se si vuole avanzare per gradi, cioè dal settore A, in questo caso, o è meglio, dal settore B al settore C e dal settore C al settore D, oppure dal settore D al settore E o dal settore E, in questo caso siamo in zona assist, quindi conviene tirare o fare un assist. Quindi se si vuole avanzare per gradi è fondamentale importanza realizzare dei passaggi in diagonale, come in questo caso, dal 5 al numero 2, dal numero 2 siamo nella zona B al numero 4, oppure un passaggio in diagonale al numero 7. Invece, se si vuole saltare un settore, per esempio se la palla è in possesso del numero 2, e se si vuole saltare un settore, quindi non si vuole passare dal settore C ma si vuole andare direttamente al settore D, allora a questo punto la regola dice che bisogna effettuare un passaggio in verticale.
successivamente poi ci deve essere l'appoggio dei due giocatori compagni di squadra o di un giocatore compagno di squadra. Ma facciamo un esempio chiaro per farti vedere quello che io in questo momento ti ho appena spiegato. Bene, immaginiamo che la palla ce l'abbia il numero 3 e che la linea difensiva inizi a fare una circolazione di palla. Quindi dal 3 passa al 6, dal 6 passa al 5. Ecco, in questo caso, se vogliamo far pervenire il pallone nel settore C, quindi il settore attiguo al B, occorre fare un passaggio in verticale, come abbiamo detto precedentemente. Quindi il 4, in questo caso il numero 2, si dovranno predisporre in un settore di campo e con la giusta presa di posizione, in maniera tale da poter ricevere il pallone dal numero 5. Quindi il 5 potrà passare al numero 2, oppure potrà passare al numero 4. Ecco che in questo caso, con un passaggio in diagonale, si avanza nel settore successivo. Ma non bisogna solamente poter, diciamo, avanzare per gradi, occorre che i nostri giocatori possano anche, in questo caso il numero 6, il numero 5, possessore di palla, possa anche optare per fare un passaggio in verticale. Quindi occorrerà che i giocatori 7, in questo caso 8 e 9, si dovranno predisporre in maniera tale da poter permettere alla nostra squadra di poter avanzare non con un passaggio in diagonale, quindi avanzando solamente su un settore, ma avanzando anche su un settore successivo. Quindi in questo caso il numero 5 potrebbe passare la palla al numero 7 oppure al numero 8 che si sono posizionati in maniera tale da permettere al numero 5 di fare un passaggio in verticale. La stessa cosa si può dire per il numero 9, che si dovrà predisporre in un settore, quindi nel settore successivo quindi nel settore D, per fare in modo che il numero 5 possa verticalizzare nei settori più avanzati del C. Nel caso in cui il numero 5 dovesse fare un passaggio in verticale al numero 7, per esempio, in questo caso, allora ci sarà subito il sostegno da parte del numero 4 e del numero 2. La stessa cosa si può dire nel caso in cui il 5 dovesse fare un passaggio in verticale, quindi su un settore superiore al C, allora a questo punto automaticamente ci deve essere l'appoggio da parte del 4, in questo caso, e del numero 2. Nel caso in cui invece il numero 5 dovesse effettuare un passaggio in verticale al numero 9, ecco che il numero 2, il numero 7 e il numero 8 andranno subito in appoggio al numero 9. Come abbiamo detto prima, nel caso in cui ci dovesse essere un passaggio in verticale, quindi sorpassando, superando il settore adiacente dove si trova la palla, ecco che automaticamente, come regola, i nostri giocatori devono sapere che dopo questo passaggio ci deve essere uno scarico, quindi il 9 riceve la palla e il 9 deve scaricare e quindi l'8, in questo caso il 7, si devono subito far trovare pronti in sostegno al giocatore che ha ricevuto in verticale. Nel caso in cui il numero 5 non volesse, diciamo, avanzare per gradi, quindi dal settore B al settore C, ma volesse andare a giocare in verticale sul settore D,